Salve a tutti. Continuiamo questo nostro viaggio nella storia d'Italia e del suo cinema. Nel video precedente abbiamo visto il cinema italiano, le sue origini, la sua ascesa e il suo declino sul finire della Prima Guerra Mondiale. In questo secondo video vedremo come nel periodo tra le due guerre il cinema italiano recuperi credibilità sulla scena internazionale grazie all'avvento del sonoro e ai grandi investimenti del regime fascista. Riempie il cielo del nuovo fiore, Sua Eccellenza Badoglio passa in rivista le truppe che ha guidate alla vittoria. Siamo nel 1935. In questo anno avvengono due fatti importanti. L'Italia si lancia nell'avventura coloniale, conquista l'Etiopia e proclama la nascita dell'impero. Il secondo fatto è l'incendio degli stabilimenti della Cines che li distrugge quasi completamente. Le cause non saranno mai chiarite completamente, ma è possibile che in qualche modo fosse coinvolto lo stesso regime, che aveva già in cantiere un nuovo grandioso progetto. Cinecittà. Tra i film di genere cosiddetto coloniale prodotti nel ventennio, il più famoso è senz'altro Lo Squadrone Bianco, diretto da Augusto Genina. Viene prodotto in occasione del 25° anniversario della conquista coloniale della Libia e sull'onda dell'entusiasmo della guerra d'Etiopia appena terminata. Pur essendo un film di propaganda che celebra le virtù virili dell'eroismo e del sacrificio e del dovere contro la decadenza del mondo urbano e borghese, ha tuttavia una grande forza drammatica ed epica che lo rendono tutt'oggi ancora molto apprezzabile. In effetti il successo sia italiano che internazionale è stato grandissimo e in questo viene data ragione alla politica di Luigi Freddi, che ha sempre sostenuto che i film dovessero essere spettacolari, grandiosi, appassionanti, in grado di rivaleggiare con Hollywood, in cui la propaganda doveva essere espressa in modo indiretto, senza... non esplicito, perché la propaganda diretta annoia e quindi alla fine è controproducente. Intelligente, bisogna ammetterlo. Il capo del governo ha inaugurato i nuovi stabilimenti, luminosa affermazione dell'architettura e della tecnica italiana. Dopo poco più di un anno dall'avvio dei lavori, il 28 aprile del 37 viene inaugurata Cinecittà. Nell'intenzione del regime deve diventare la rivale diretta di Hollywood. E in effetti, al di là degli eventi politici, avrà un destino grandioso almeno fino alla fine degli anni 60. Cinecittà è una pietra miliare per il cinema italiano, perché ha permesso di creare una specie di ecosistema della filiera produttiva cinematografica, concentrando in un solo luogo tutte le professionalità che servono ad un film. E questo ha permesso di migliorare moltissimo l'efficienza e la qualità delle produzioni. Cinecittà sarà per almeno i successivi 40 anni il centro produttivo più importante d'Europa. Fattorari! Ricordate le vostre vittorie! Scipione l'Africano, forse il film di propaganda più voluto dal regime, in cui è evidentissimo il parallelo fra i discorsi di Scipione e quelli di Mussolini. La regia è affidata a Carmine Gallone, che era stato il regista degli Ultimi giorni di Pompei del 1926, l'ultimo colosso all'italiano di ambientazione antico-romana. Sull'entusiasmo della conquista dell'Etiopia, il regime vuole tornare a produrre colossal epico-storici e che celebrino la gloria del fascismo, che lo presentino in continuità con l'impero romano. E in questo senso la figura di Scipione l'Africano è perfetta.
il regime ci crede molto e impiega qualcosa come 10.000 comparse, 2.000 cavalli, 30 elefanti. Le riprese durano 7 mesi. Lo stesso Duce partecipa spesso alle lavorazioni e è presente lì. Ci crede anche lo stesso Luigi Freddi. Ma il film è un flop clamoroso, dando con ciò ragione allo stesso Freddi a proposito della propaganda diretta. Coraggio, tenente. Vedrà che riusciremo a salvarli tutti. Luciano Serra Pilota, diretto da Goffredo Alessandrini, è un film che celebra il regime come garante della trasmissione degli antichi valori e delle virtù italiche alle nuove generazioni. È ambientato durante la guerra d'Africa che si è appena conclusa e domina qui il senso di orgoglio e di trionfo per le conquiste dell'Italia, in un momento in cui la popolarità del regime è all'apice, anche grazie all'aiuto del cinema. Anche questo è un film di propaganda, però a differenza di Scipione l'Africano ha un tono più simile allo Squadrone Bianco e infatti il successo è analogo. Questo film lancia anche una nuova star, aveva già fatto altri film ma questo film lo consacra nell'Olimpo, si tratta di Amedeo Nazzari. Questo attore di origine sarda passa di successo in successo fino ad arrivare al culmine della sua carriera negli anni 50 con i melodrammi sentimentali e strappalacrime di Raffaello Matarazzo che manderanno in visibilio il pubblico, soprattutto femminile. Il 1939 è un altro anno di svolta per il cinema nazionale. Entra infatti in vigore la cosiddetta legge Alfieri, dal nome del ministro della cultura popolare Dino Alfieri che l'aveva promossa. Questa legge boicotta di fatto tutti i film di importazione. E così, dal 1 gennaio del 39, le quattro major americane, la 20th Century Fox, la Metro-Goldwyn-Mayer, la Paramount e la Warner Bros. Si ritirano dal mercato italiano, facendo così precipitare l'offerta di film nelle sale. In effetti questo è proprio quello che vuole il regime per stimolare, anche se forse è meglio dire drogare, il mercato cinematografico italiano. E in effetti la produzione balza improvvisamente da 40 a 80 film all'anno, fino a raggiungere una punta nel 42 di ben 100 film all'anno. Sulla qualità forse è meglio lasciar perdere. Allora vi sono proprio antipatico. Sì. Nel 1939 esce I grandi magazzini di Mario Camerini. Il film è interpretato dalla coppia Vittorio De Sica e Assia Noris, che ormai formano un sodalizio artistico consolidato che durerà per numerosi film di questo genere sentimentale e brillante. Che cosa fate voi qui? Su, al settimo piano, ma mi caricate di portare questo pacco giù. In effetti questo è il genere di film di gran lunga preferito. Il pubblico accorreva a frotte quando vedeva sul cartellone Assia Noris e Vittorio De Sica. Non sono granché come film, però permettono di far passare un'ora e mezza in serenità senza pensare ai guai della vita quotidiana che non dovevano essere pochi. Ancora una volta tutto cambia. Nel settembre del 39 Hitler invade la Polonia. Il 1 giugno del 40 anche l'Italia entra in guerra e tutto precipita rapidamente. Ma per il cinema italiano non ancora. San Giovanni mio, San Giovanni mio carissimo, vedete come trattano e vilipendono il vostro più devoto suddito. Vi ho chiesto forse un palazzo a corso? No. Una quaderna? No. Un terno? No. E allora? Che cosa vi ho chiesto io? Una bezzecola? Una pinzellacchera? Una pispiglia? Una sciocchezzuola? Quella di far cadere la lingua a mia moglie. La tempesta è all'orizzonte, ma non è ancora arrivata. Nel 1940 esce San Giovanni Decollato, diretto da Amleto Palermi. È il primo vero successo di Totò,
Il terzo tentativo, dopo il debutto di Fermo con le mani del 37 e Animali pazzi del 39, che furono dei fiaschi. Ancora il cinema non aveva trovato la chiave per replicare l'enorme successo che il comico riscuoteva invece in teatro con le sue riviste. Lo trova con questo film, in cui il regista lascia finalmente esprimere il principe della risata secondo il suo estro improvvisatore. Quando hai 20 anni ti ci vuole la mogliera. Questo film esce pochi mesi dopo l'entrata in guerra dell'Italia. Ancora nel popolo c'è la voglia di ridere, ancora non si vedono le conseguenze della tragica scelta del regime. Anzi, in un primo momento sembra che le cose vadano a gonfie vele, che il conflitto si possa risolvere addirittura in pochi mesi. 20 anni, ti ci vuole la moglie. La nave bianca vede il debutto alla regia di Roberto Rossellini. Il film è prodotto dal Centro Cinematografico della Marina, ed è naturalmente un film di guerra, ma è ambientato in modo abbastanza originale su una nave ospedale. Valvole di sicurezza, spingere al massimo la pressione. Naturalmente, trattandosi di un film di guerra commissionato dal regime, i margini di manovra sono un po' stretti. Tuttavia, Rossellini riesce a evitare la retorica del regime e a proporre una storia ugualmente interessante dal punto di vista umano. Già si vedono le caratteristiche di quelli che saranno i suoi film successivi, storie aderenti alla realtà, senza appunto figure retoriche, e con un cast composto quasi esclusivamente dagli stessi marinai della nave su cui il film è girato. Quando mi pare. Voi due qua, portatelo via. Via, via. Nel 1942 esce La cena delle beffe di Alessandro Blasetti. Il film è entrato nella storia per il brevissimo attimo in cui si vede il seno nudo di Clara Calamai, una delle maggiori dive dell'epoca, e che le costò l'anatema delle autorità ecclesiastiche, nonché il divieto di visione della pellicola ai minori di 16 anni. Questo film ha poi incrementato ulteriormente la già grande popolarità di Amedeo Nazzari, che qui recita una battuta diventata popolarissima. Bevo alla barba di chi non ha debiti, bevo alla barba di tutti i capri, gli asini e i santi soltanto in agonia. E chi non beve con me, peste lo colga. Bevo! La guerra va sempre peggio. Il 1943 è un anno di svolta. Cade il regime fascista, nasce la Repubblica Sociale di Salò, e inizia l'occupazione nazista e inizia purtroppo anche la guerra civile. La produzione di film crolla vertiginosamente e le condizioni di lavoro si fanno sempre più difficili. Nella primavera del 43 esce Ossessione di Luchino Visconti. Questo film è considerato, insieme a I bambini ci guardano di Vittorio De Sica, uscito lo stesso anno, il capostipite del neorealismo. Ossessione si distacca totalmente dal film irreali del cinema dei telefoni bianchi, ma anche dalla retorica dei film storici del regime. Vi si narra la storia sordida di due amanti che uccidono il marito e poi la storia finisce in tragedia. E tutto questo non è ambientato in Ungheria come si usava fare fino ad allora, ma nella Bassa Padana. Il film costituisce una rottura totale rispetto allo stile di cinema che era stato fatto fino a quel momento.
Dopo l'armistizio del 43, l'Italia viene occupata dai nazisti, gli alleati avanzano da sud e le truppe dell'asse si ritirano verso nord. Viene fondata la Repubblica Sociale, con capitale Salò. Durante la ritirata, a Cinecittà i tedeschi requisiscono tutte le attrezzature per portarli in Germania. Il governo della Repubblica Sociale, con quel che riesce a salvare, tenta di ricreare un nuovo centro di produzione a Venezia, nei giardini della Biennale, e che verrà chiamato, con qualche senso di ironia, Cinevillaggio. Comunque al Cinevillaggio la produzione non partirà mai realmente, a causa di mancanza di mezzi materiali, tecnici e soprattutto umani, perché la maggior parte del personale tecnico e artistico non aderirà alla Repubblica Sociale e si darà alla latitanza. Nel 1944 vengono prodotti non più di una dozzina di film e quasi tutti di argomento bellico e ambientati a Venezia per ovvi motivi di risparmio. La Porta del Cielo di Vittorio De Sica. Questo film non è stato realizzato a Venezia ma a Roma. È infatti prodotto dal Vaticano stesso per celebrare un miracolo di Loreto. De Sica lo dirige quasi per caso, su insistenza di Maria Mercader, l'attrice protagonista, che era anche la sua amante, e che lo caldeggia soprattutto per evitargli il trasferimento forzato a Venezia per lavorare al Cinevillaggio della Repubblica di Salò. Ma questo film, che di per sé non è un granché, merita di essere citato perché grazie ad un espediente De Sica riesce a salvare la vita a 800 ebrei salvandoli dalla deportazione. Li scrittura come tecnici manovali, come comparse, li chiude tutti nella basilica di San Paolo fuori le mura e lì attendono la fine della guerra. Passano 7 mesi chiusi in questa basilica che, essendo appartenente al Vaticano, gode dell'extraterritorialità e i tedeschi non possono entrare. Quindi a un certo punto arrivano gli alleati, finalmente possono tirare un respiro di sollievo tutti quanti. Il film è poi uscito nel 1946 a guerra finita. Ed eccoci così giunti alla fine della seconda tappa del nostro viaggio. Nel prossimo video vedremo, nel secondo dopoguerra, come l'Italia rinasca e come il cinema aiuti l'Italia a rinascere grazie al movimento neorealista. Se il video vi è piaciuto mettete un like qui sotto, se avete qualche commento scrivete, cercherò di rispondervi al più presto. Ci vediamo la settimana prossima.